Sono arrivati insieme, uno dietro l'altro, Andrea, Davide e Riccardo, così come se ne sono andati quella tragica sera quando l'auto è finita nel canale non lasciando più scampo. Insieme anche nel giorno del loro funerale, come hanno deciso i familiari. Per loro, rose bianche. Migliaia le persone all'interno e all'esterno che hanno voluto portare il loro saluto ai tre amici nella chiesa di San Martino Vescovo a Torre di Mosto. Un'intera comunità sconvolta dal dolore per tre giovani vite spezzate troppo presto. Oggi la nostra comunità si trova più povera. Povera per la morte di questi tre amici, Andrea, Davide e Riccardo, perché non ci sono più. E i giovani sono la speranza di ogni comunità. E poveri si sentono anche i loro amici, perché non possono più stare insieme, incontrarli. Ma soprattutto si sentono immensamente più poveri le famiglie di questi tre ragazzi. Nelle prime file i familiari e gli amici più stretti di Andrea, Davide e Riccardo. Qualcuno con un filo di voce ha voluto ricordarli con una lettera, come l'amico fraterno di Andrea. Tu non conosci Andrea, tu guarda la voce gentile, che ha detto buona cosa. Andrea, fratello mio, ricordo che le dita della scuola materna non c'era presenza sul calendario per non costruire la vita. Eravamo cimitati e ripetuti in quella stradina sotto gli occhi ci vedono giocare. Senza forze per leggere, la fidanzata di Riccardo, Giorgia, che ha chiesto ad un amico di farlo al posto suo. Ogni due è povere e la scarica. A forza di guardare le foto, non dati messaggi ai quali non potrai mai rispondere. Amore, non ti assumo questa volta paura, per la seconda volta che mi trovo faccia a faccia con la morte. Come sei anni fa, il vento ha spezzato io l'uomo più importante della mia vita, in una notte fredda di cielo. Quella sera avrei dovuto essere con te, e mi vengono i limiti se penso che sarei dovuta vedere anch'io in quell'altro. Ma questo non era possibile, perché uno dei due doveva vivere per l'altro, come ci eravamo messi, e questa volta è stata me. Proclamato il lutto cittadino per tutta la durata della cerimonia funebre, al termine della quale decine di palloncini bianchi e azzurri sono volati nel cielo. In campo Protezione Civile e Croce Rossa, oltre agli agenti della municipale e al personale dell'ufficio tecnico comunale per gestire il traffico. Una giornata che difficilmente si potrà dimenticare.